Palazzo Ducale di Mantova è un complesso monumentale così vasto da vantare a buon diritto la definizione di palazzo in forma di città. Le fabbriche più antiche dell'articolato complesso precedono l'avvento al potere dei Gonzaga. La storia di Palazzo Ducale si identifica soprattutto con quella della famiglia che governò Mantova dal 1328 al 1707. Il Palazzo Ducale copre con la sua ampia estensione quasi tutta la superficie della città vecchia di Mantova, il nucleo originario dell'immenso complesso, inizialmente composto da corpi separati, venne costruito di fronte all'antica cattedrale di San Pietro, nata in età romanica, ma completamente trasformata nel Settecento. Il Palazzo del Capitano, con la sua facciata imponente, merla la piazza principale della città. Il lungo corridoio che corre al piano nobile è realizzazione dei primi del Novecento. L'opera più nota è la figura di Scrivano, identificata secondo tradizione come Virgilio. Il Palazzo del Capitano, la Magna Domus e anche i due palazzi che stanno all'altro lato della piazza, Acerbi e Castiglioni, furono eretti dai Bonacolsi. La notte tra il 15 e il 16 agosto del 1328 ci fu una congiura cruenta guidata da Luigi Gonzaga, spalleggiato da Cangrande della Scala, signore di Verona e nemico dei Bonacolsi. La fortuna arrise al Gonzaga, che diventò il nuovo signore della città. Da Luigi Gonzaga all'ultimo duca del ramo principale, Vincenzo II, i Gonzaga saranno signori di Mantova per 300 anni. Questi tre secoli di storia trovano la loro raffigurazione più evidente proprio nel complesso del Palazzo Ducale. Il figlio di Isabella d'Este diventa il primo duca di Mantova, Federico II. A metà del Cinquecento nasce la cavallerizza. Puro gusto di Giulio Romano, dove la colonna si rende folle come nei dipinti di Raffaello. Lo si chiamava allora il cortile della mostra, che vi si facevano sfilare i cavalli più belli prodotti negli allevamenti. Giulio Romano diventa la vera artistar che trasforma l'immagine di Mantova. È lui l'allievo più geniale di Raffaello e viene invitato a Mantova nel 1524 proprio da Baldassare Castiglioni. Ha allora 25 anni. Tra le figure di maggior spicco del Rinascimento italiano, ammirata e temuta dai contemporanei, Isabella d'Este non fu solamente una delle committenti di opere d'arte più esigenti e decise della storia, in grado di disquisire con i più famosi pittori del suo tempo di poetiche e di iconografie, ma anche un'appassionata collezionista di antichità e di oggetti preziosi. Alla morte del marito, Isabella trasferì la sua straordinaria raccolta nel nuovo appartamento, dove aveva fatto approntare anche una grotta, e vi fece spostare sia lo squisito portale marmoreo che le candelabre e le tarsie lignee che decoravano il raccolto ambiente del castello. Tra gli intarsi di soggetto musicale
emerge la raffigurazione del silenzio, uno dei simboli della marchesa Isabella d'Este. Per Isabella e il figlio ancora giovane progetta il Palazzo Nuovo, Palazzo Te, fuori dalle mura del potere. Palazzo Te, progettato e decorato tra il 1525 e il 1535 da Giulio Romano, che lo concepì come luogo destinato alle attività di svago del suo committente, Federico II Gonzaga, sorge su un terreno che in quel tempo era parte di un'isoletta, circondata dalle acque di un lago, oggi prosciugato. I sontuosi affreschi che adornano le stanze al suo interno esprimono l'estro bizzarro e la fantasia creativa del suo artefice. Già prima di Guglielmo vi era, alle spalle del castello, un fastoso appartamento di rappresentanza realizzato da Giulio Romano per Federico II, figlio di Isabella. Si tratta dell'appartamento di Troia, la cui sala principale è interamente affrescata da Giulio e dai suoi scolari, con sensuali ed epiche scene tratte dall'Iliade, che si svolgono su tutte le pareti e continuano anche sulla volta, dando vita ad un innovativo spazio pittorico totale, pensato per il punto di vista reale dell'osservatore che si trova nella sala. Dove troneggia uno dei motivi reali e concreti della ricchezza del Ducato. Il cavallo, dal quale loro producevano il modello migliore e lo vendevano in tutta Italia. Sono questi decori che introducono ad un ciclo di affreschi di grande potenza. La grande stanza mitologica, thank you.
con un'antichità prorompente, dove per la prima volta appare quella passione per la cellulite femminile che forgerà il gusto di Rubens quando da queste parti passa. Coi satiri, con i bambini che pocciano, con la simbologia dei fiumi, e con un Giove che dà anche lui prova di potenza. Poi la sala formidabile con la caduta dei giganti. Chissà quanta è stata anticipatrice del destino vero del casato. Con un cielo turbolente e rotatorio e un'evoluzione verso il basso, e che è il primo vero racconto espressionista cinematografico della storia della nostra pittura. Poi nelle stanze successive i decori raffinati che anticiperanno secoli di decori successivi. Alcuni elementi che sanno già di neoclassico, altri che addirittura lasciano sospettare il gusto Liberty. E infine, potente, il carro del sole che passa.